Salve a tutti e bentornati a Cucina con noi. Oggi vedremo la preparazione di un piatto classico della cucina internazionale, i petti di pollo Sandeman. Vediamo gli ingredienti che ci occorrono per 4 porzioni. 4 fette di petto di pollo, circa 330 g l'una, 350 g di peperone rosso tagliato a julienne, 70 g di burro, 70 g di demi-glace, in assenza potete sostituirla con del brodo, 40 g di whisky, il succo di mezzo limone, 60 g di porto o sherry Sandeman, 2 cucchiai di farina, 150 g di panna fresca, sale. Cominciamo la preparazione mettendo in cottura i peperoni. Quindi, dopo aver sciolto in una padella un terzo del burro, li aggiungiamo e li lasciamo stufare. Aggiungiamo un pizzico di sale. Nel frattempo in un'altra padella aggiungiamo il resto del burro, lo lasciamo sciogliere ed uniamo i petti di pollo leggermente infarinati. Mettiamo il sale. Lasciamo dorare a fiamma vivace da entrambi i lati. A questo punto fiammeggiamo con il whisky. Quindi una volta che la fiamma è spenta aggiungiamo il porto e uniamo la demi-glace. Aggiungiamo anche la panna. In ultimo aggiungiamo il succo di limone. Se la salsa dovesse risultare troppo asciutta, si può aggiungere un mestolino di brodo o di acqua. Lasciamo insaporire per circa un minuto e spegniamo. Il nostro petto di pollo Sandeman è pronto, lo accompagniamo con i peperoni e lo serviamo ben caldo. È ottimo come secondo piatto e servito con del riso pilaf può essere considerato un piatto unico. Da Sonia un saluto e alla prossima!